Direttore, una vittoria importante nel derby contro l'Avezzano, sembrate ormai aver preso una marcia che non ha voglia per niente di fermarsi. No, vabbè, noi non ci dobbiamo fermare, stiamo facendo quello per cui stiamo lavorando dall'inizio dell'anno. Penso che i ragazzi abbiano la forza di poter continuare, speriamo che adesso non ci accontentiamo di nulla perché siamo ancora in lotta in tanti. Una curiosità, è cambiato qualcosa magari dopo la sconfitta contro il Cesena, in cui comunque avete giocato alla pari contro una formazione di categoria superiore? È cambiato qualcosa in voi per quanto riguarda la consapevolezza magari nei vostri mezzi? Ma noi questa consapevolezza l'abbiamo sempre avuta, non siamo stati sempre incisivi nel prenderci quello che potevamo prenderci, abbiamo fatto qualche pareggio di troppo all'inizio, però adesso abbiamo recuperato quello che abbiamo perso per strada all'andata, adesso dobbiamo continuare così, abbiamo ancora 9 battaglie fino alla fine, dobbiamo vincere la guerra. Sembra un Dos Santos completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella prima metà di stagione da Avezzano. Per quello che è venuto da noi, per cambiare, per tornare a essere quello che era. Adesso deve continuare, non si deve fermare. Si sta comunque dimostrando un giocatore decisivo, anche grazie ai compagni di squadra, mi viene da pensare soprattutto a Banegas. Sì, ma è naturale che il rientro di Banegas è quello di Palumbo oggi, attendiamo quello di Cafiero e Bedin, ma i ragazzi sono importanti, tutti e 25, stanno dando tutti il massimo, ognuno che viene chiamato in causa da il 101%, quindi continuiamo così. Ci potrebbe essere una sfida abruzzese tra voi, il Notaresco, per cercare di essere la prima dell'Abruzzese in classifica, a parte ovviamente la conquista dei playoff? Domenica penso che sarà una partita importante per entrambe. Noi abbiamo un obiettivo da inizio dell'anno, loro penso abbiano raggiunto il loro, però è giusto che anche loro vogliano continuare a divertirsi, a far divertire.